Anche a Pescara si è celebrato il giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Il 4 novembre 1918 rappresenta la fine vittoriosa della guerra e commemora la firma dell'armistizio siglato a Villa Giusti a Padova con l'impero austro-ungarico nella Prima Guerra Mondiale. Il 4 novembre è divenuto successivamente anche la Giornata delle Forze Armate, istituita per voler ricordare tutti coloro, anche giovanissimi, che si sono sacrificati per il bene della patria. Un giorno particolare, quello di oggi, anche perché il prefetto Giancarlo Di Vincenzo è stato nominato nuovo prefetto dell'Aquila. Un saluto sì, a tutti i pescaresi e soprattutto un grazie a tutti i pescaresi, una città splendida, ho trovato grandissima collaborazione, come dicevo, sia da parte delle istituzioni sia da parte di tutti i cittadini. Ringrazio il Ministro, ringrazio tutto il Governo per la fiducia che mi è stata data affidandomi un capoluogo di regione, cercherò di dare il massimo anche lì. Per 4 anni il prefetto Di Vincenzo ha depositato la corona ai piedi del monumento di Piazza Garibaldi. C'è commozione e una grande gratitudine anche nelle parole del sindaco Carlo Masci, che oggi ricorda anche il momento difficile che stiamo vivendo a causa delle guerre. E oggi più che mai tocca ribadire un evviva per le donne e gli uomini delle forze armate. Oggi viviamo un momento difficilissimo in cui le guerre si moltiplicano in tutte le parti del mondo e dobbiamo fare in modo che parta forte dalle città un grido di dolore e soprattutto un segnale di pace che possa coinvolgere tutto il mondo. La cerimonia si è conclusa con la consegna della medaglia d'oro a Simone D'Orazio, residente a Rosciano, paracadutista dell'esercito italiano in quiescenza, coinvolto negli eventi del 25 luglio 2011 nel corso di un'attività operativa svolta in Bala Morghab in Afghanistan, mentre il militare era in missione.